il gioco è troppo alto. Oh, lo voglio un po' alto. Scorso. Un po' più alto magari il volume degli effetti. Un filo, giusto un tocchetto. Siamo a posto. Allora, io che cosa sto usando? Un penso che fosse la canne mossa. Era brutalissimo. Super Sledge 23 danno. 101 nel 1000, va bene. Ma che cazzo stavo facendo? Scusa. Munizioni. Aiuto. Dati. Video. Ok. Tra. No. No. Io dove ero? Scusami in tutto ciò. Fogne. Tiepide. Ho giocato troppo tempo fa. Dio. Fogne tiepide. Sono contaminato. Trova da noi la foglia. Prova il repellente su 7 latità. Ah no, devo usare il repellente, è vero. Ecco perché mappa locale. No, oggetti. Intanto dati. Di missioni, oggetti, repellente. Passare repellente. Ecco perché. Abbiamo tra le altre 7 ratti talpa. Vuoto. E cosa sta facendo? Sta facendo di sessione. Strana sulla strada. Ma ci sono altri atti d'acqua, questo è brutto. Medikit. Relix steampunk. Formazione di sistema non mi interessa, grazie. Che sono ratti da. Ma fatti già fuori. Vabbè. E niente. Qui nemmeno, qui nemmeno. Esce questo posto. Ok. Scusami.
Prova il repellente su altri 7 ratti talpa. Uno scarafaggio. No? Interessa, grazie. Giusto, non devo fare esca per uscire. Faccio una bella passeggiata per... perché è lì che si trova i ratti talpa. Sono rispawnati? Cosa difficile. Sto passare il tempo non rispondo. Infatti sono lì ancora dei cadaveri. Dove quasi sono nemici sono vicini. Ma se me li fai trovare non sarebbe male. Speriamo benissimo a sta zona. È giusto con lei. Ok, ho trovato un ratto d'alba. Ne mancano. No, mi ha fatto quella torretta, lo dico io. Perché attiva la torretta. Torretta versione 3, tra l'altro. Mica cazzi. Posso andare. Al centro c'è qualcuno? Sai che ho fatto fuori anche qui. Se sembra un cuoco dove stai andando. Apri porta invece. Oddio. Ti nascondi da me? Ora di andare! Come Smettila si di attiva? muoverti così tanto! Ma non mi fai male, tu. Ah no, gli ha capito quello di adesso! Oddio. Dito. Altro ufficio di questi. La vita quella a destra. Quella a sinistra, oddio. Riesco a disattivarle, c'ho l'abilità. Mamma mia, quelle attappi sono ancora peggio, sono spreco di denaro. Allora, io per curarmi che devo usare? Aiuto. Acqua purificata. Minchia, capito? Lì. Grazie, volte 101. Da un botto di corazza, scusami. Aiuto. Brutta carne. Più nella cioè, seconda. Stimpa con 108 di HP, ma non voglio sprecarli. C'ho il tipo l'1, il 2, il 3. Che culo, qui non esplodono subito.
Sei morto. C'è 10 mm. No, attenti dove mettiamo i piedi. Io, uia! Mia, a sto punto. Ci lascio. Disattivala. Come si attiva il C? B G D R Q quanti a sotto Shift Shift no I U. Ma era un tasto. No, F si mette in piena seconda persona. Madonna. No, volevo raccoglierlo. Raccoglie tutto come è tutto. Se non c'è anche lui. Pagano un botto. Questa qua è la P. C'è 5 giorni. Comunque cerca di bravino, si prende tutto. Queste cose non mi servono. Questo fucile? Se così? L'aria compressa? Guaglio. Hopla. Penso. Aiuto. Armi. No, questa qua proprio fa malissimo, sto fucile. Mi vedo rotto talpa, cambio fucile, tappo. È tutto uno. Non sembra esserci altri talpa qui. Però è lunga ancora la strada. Non si sa mai. Oh, qua ce n'era uno morto. No, me l'hanno fottuto. Giovanni. Dopo il Game Pass io. Lo facciamo giovedì. Così ce lo teniamo. E poi cos'è? E domani. Appunto. Devo picchiarlo col bastone repellente. Nella giornata fanno vero per fare Rainbow Six. Appunto.
ma vanno giù che è un piacere, ma allora. Juan. E se lo faccio dopo mezzanotte, dura di più. Vieni qua, vieni qua. Ti ammazzate nei denti. Ma di bisciotta sta arma, che bellina. C'è un cazzo di nulla. No! Non gli sparate, ratti talpa, bastardi! Devo farli fuori io, ratti talpa! No, attivami la V. 71. È morto. Perfetto. Madonna, quante GTR. Allora, io so che anche in questo, se riesco a mutilargli i bracci, loro non possono più sparare. Quanti colpi quanti vanno storti. E minchia, ha preso testa. Ok, no, tu sei sopravvissuto alla tua razza. Bastone repellente. Muori, brutto insetto secco. Non è che ci devono essere i predoni. I predoni. 90 munizioni, tappo, tirapugni. Veste da 10. Not bad. Dito. Io non apro le finestre. Tutta questa carne ce la mangiamo, anche se mi danno, se mi dà radiazioni. Frutto croccante. Perché tanto. Oh no 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 no, evitiamo il jet. Tanto abbiamo dei medics. Dove sono? Pasta, patatine, polpette, psycho, pure, radix, eccoli qua. No, Radway, eccoli qua, meno 150 effetti di radiazione, che non è male. Devo abituare che non si fa esc per... per uscire, ma bensì tab. Candidati troppo mancano. Dati. Missione. Ah, già l'ho fatta la facoltà di... Ah, va bene. Posso picchiare normalmente. Armi. Fucile. Fucile d'assalto. Posso incularmi il cono? Non posso incularmi il cono, vabbè. Sapevo cos'è. Porta. Un'altra galleria. Andiamo a esplorarla. Sotto cosa c'era invece? Magari là sotto semplicemente c'è un video cieco. No, continua invece. Bestiario. Bottoni di ferro. Niente, tagli di ferro. Martello non mi interessa. Odore, tagli di ferro. Tu sei viva? No, sei morta. No, non volevo. Niente. Ok, mia trappola, guante, ok. Granata nuca. Ma che devo per armi?
Pistola d'aria. Ah, posso fare il. Ah, il guanto Deathclaw. Non è oggetti necessari. Lo so che non è oggetti necessari. Nessuno. Colla, rotta di ferro. Tazza di caffè. Chiodo. Odore sensorio, colla. Pistola. No, ho preso il martello, non volevo. Dell'occhio. Continuiamo in questa galleria, magari porta da qualche altra parte. Oh, portava veramente da qualche altra parte. Oh, ho scoperto una nuova zona. Quella che cos'è, scusa? Ah, una cabina per parlare. Oh, un cassonetto. C'è niente, ovviamente. Posso teletrasportarmi già, eh? Non puoi spostarti veloce se i nemici sono vicini. Quali nemici? Ah, ci sono dei nemici qua dentro, scommetto, eh? Porca puttana, sono super mutanti. Iniziamo con i super mutanti. Porca puttana, che cazzo è stato? Ma siete pazzi, non venite incontro a me. Aiuto! È pazzo! Quello con la mazza è pazzo! No, dove mi sparano? La fabbro. Mi vedete, posso utilizzarlo de forte. Martello, martello, martello. FFFF. Te la fabbro. Che fa denti. Oh, che quello schifo! Cosa quello schifo! No. No, quello schifo! Che bello, non gli ho fatto niente. Bello schifo. C'è la so. Mica, ma il fucile combattente fa 42. Fa 45. Sto usando un fucile d'assalto e fa 32. Questo fa 45. Minchia, devo recuperare però HP. Dov'è il. Dov'è il me. Ecco qua, steampunk. Schifo! E via. Sulla creatura. Sì, mi ricordavo bene. Se butto giù il braccio, non posso più combattere. È sotto.
Cazzo, sono bianco e nero? No, ok. Oh, manca l'ultimo schifo. Ma vai via, brutto! Centauro, lingua? È un centauro. Mi ricordavo un po' meno brutti i centauri. C'è assalto e munizioni. Asta, centauro. Tiene a cagare. Sto centauro è vero dello psycho. Era un centauro drogato. Si faceva di coca. O di psycho. Dati. Ora posso andare? Non abbandonerò mai più il mio fucile. Il mio Sì, fucile hai bisogno di è la qualcosa? vita. Mi sento molto meglio ora che quella cosa è morta. Cosa ha detto? Non l'ho capito. Sto facendo altro. Ti tengo d'occhio, non fare niente di stupido. No. Stai. C'è anche casa mia qui. Devo sparare al bramigo. Oh, mi sembra un po' esagerato. Mi sembra un po' esagerato. Ah, vero, qui lo danno una bomba inesplosa. E da quel che ho capito, puoi farla anche esplodere tu. Volendo. Però lo sono stato bravo. Ho disinnescata. Ma hai chiesto. Ma sei sicuro? Trust the process. Lo dici tu? L'ho disinnescata. Sei bravissimo. Era il culto dell'atomo. Mi adora. No, esci, esci. Non facciamo cazzate. Ha detto il tizio. Ciao, Jerry. Ciao. È casa mia? No, cos'è l'impianto? Non mi interessa. Dov'è casa mia? Vedi che puoi rigiocarci dopo tanto tempo. Non si ricordano, questa è casa mia? Sembrerebbe di sì. Ma non c'è un letto? Dove posso. Posso bere però dal lavandino. Non volevo però bere dal lavandino, ti giuro che non volevo bere. Vabbè, aspettiamo il tempo. Dalle 8. Sono le 8 di sera. Se aspettiamo 12 ore, sono le 8 di mattina. Questa cosa è una figata che c'è anche su Fallout New Vegas. Vediamo all'alba. Va bene, aspetto qui all'impiedi per 12 ore. Brutale ma onesto. È troppo presto. Allora, gente, che succede? Oh, signor. Ecco, hai fatto così tanto per noi. Voglio che tu abbia questo. È tutto quello che ho da offrirti. Maiale e fagioli. Certamente, grazie. Che Dio ti benedica. Potevo anche rispondergli. Se per te significa così tanto, lo prendo. Poi mi sembra un po' scortese, diglielo. È qui. Eri tu? C'eri tu. Non vedo l'ora di sapere se il repellente funziona. Funziona, funziona. Eloquenza 100%. Ho testato e funziona. Bugia. Ho pronto ampiamente il repellente per i ratti talpa. Non ho trovato abbastanza ratti talpa. Non ho la certezza di voler testare questa roba. No, l'ho testata, Oh, ci ho perso tempo. eccellente. Io Test dico. sul campo, rapporti dettagliati e molto impegno. Che cosa posso chiedere di più? Come funziona il mio repellente chimico? Benissimo, spero. Madonna, di bisciotta. Intelligenza. Sembra che causi un'allergia fatale ai ratti talpa. In pratica li fa esplodere. Ed è vero. Gli ha dato un gran bel calcio. Forse troppo getto o qualcosa di simile.
Stamina. Carisma invece non credo che questo sia non letale quando mi aspettavo per dirla semplice. E come il ratto talpa esplosivo posso averlo in... Come il ratto talpa esplosivo posso averlo in forma di proiettili? Oh, questa è una bella Che domanda. cosa orribile! Tu sei orribile! Questa cosa è orribile! Tutto è No. orribile! Oh. Dopo tanti test, ormai credo non si possa più correggere. Tienilo, forse troverai un buon utilizzo, No, non volevo maledetto. farla Ma schifare. per il tuo disturbo, prendi qualche droga rimasta dal lavoro sul repellente. Sono sicura che saprai come usarle. Ma no, signor. Ci sono molte cose che non sappiamo sui Mirelurk e su quanto siano intelligenti e pericolosi. Senza dubbio dobbiamo indagare sulla cosa. Ho esitato a chiedertelo, ma devo esaminare gli effetti di un trauma fisico grave. Non lo chiederei se non fossi in grado di rimetterti in sesto. Per il secondo capitolo dovrebbe essere tutto. Quale vuoi controllare? Cosa significa studiare Milo, che voglio sapere. I Mirelurk sono una grande minaccia in alcune zone e conoscerli meglio potrebbe aiutare molta gente a evitarli o addirittura a sconfiggerli. Ho preso questo dispositivo osservatore per studiarli nel loro habitat naturale. Nascondine uno nel baccello di riproduzione nel loro covo. Mentre tu lavori a questo, indagherò sugli indizi che ho riguardo un paio di Stealth Boy. Quando avrai finito, saranno tuoi. Chi lo sa, forse impareremo qualcosa di utile dai Mirelurk. Beh, ci proverò. Fantastico! Ti consiglio il covo dell'Anchorage Memorial. Conoscevo un commerciante che diceva ci fossero dei Mirelurk laggiù. Tu entri e trovi uno dei loro baccelli di riproduzione. Probabilmente sono in basso, vicino all'acqua. Inserisci questo osservatore ed esci. E mi Ok, come fai? raccomando, non uccidere dei Mirelurk nel loro nido. Se lo fai, questo potrebbe pregiudicare la validità dello studio. Entro e dico Pacific Run. Dico, non sparo. Ho pensato alla guida. Posso farti qualche domanda? Perché c'è così tanto scrivo questa guida? Beh, aiuterà la ricostruzione dell'umanità, giusto? Insomma, chi non vuole aiutare l'umanità? E poi, di certo, andrà molto meglio di altri miei progetti. Con il tuo aiuto e tutto il resto, come potrebbe andare male? Ah, ok. In questo impegno dobbiamo essere sicuri di farcelo al meglio. Oh, credimi, lo so. Ho trascurato un po' gli altri progetti, ma questo è importante. Questo significa qualcosa. Credo tu abbia ragione, allora sul libro. D'accordo, super assicurato. D'accordo, sono idioti, ma se fossero intelligenti potremmo fermarli e addestrarli, forse addirittura cavalcarli. Ehi! Divertente, no? A meno che non sia un mucchio di scorie fumanti, direi di sì. Ah, mi... Oh, ma io c'ho l'armatura dell'enclave! Io c'ho l'armatura dell'enclave! Ma come faccio ad avere l'armatura dell'enclave? Scusami, tutto ciò. Ma non... Cioè, sono uscito dal bunker e c'avevo l'armatura dell'enclave? Magari ci sono qualche enclavato. C'ho anche l'elmo atomico dell'enclave! Ma c'è un'armatura atomica! Era subito, quindi. No, 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 grazie. Ah, secondo te l'avessi fatto? Fatto? Pensavo che... Sì. Ah, lei c'ha 423 tappe, ora gli vendiamo qualcosa. Tipo abiti eleganti. Mi deve 4 tappe, dai. Oggetti, armi. Una chiave. Un'altra chiave, coltello a seramani, coltello a seramani, coltello a seramani, coltello a seramani. 40 danni, no, non te lo lascio. Fucile d'assalto potrebbe servirmi. Tutti gli altri no.
Cazzo, devo... Minchia, c'ho un lanciamissili, mortacci. Manganello. Questo lo fabbro costa 4. Questo costa 43 invece. Vai a 27. Minchia, mina a tappo 68. Mi ricordavo che valeva qualcosa, ma non così tanto. Di piombo, allora, il tubo di piombo te lo regalo, guarda che schifo. Accetta. Buona caccia. Cerca di... Ma perché l'ultima parte non è in italiano mai? Ah giusto, non posso aprirli questi, mi cacciano se no. Non ho niente da dirti. Non hai niente da dirmi, vabbè. Ho fatto il mille nuca cola, qualcuno se ne accorge? Penso sì, eh. Perché poi ero nuca cola vuota, non è che mi servisse più di tanto. Quindi missione Falt Diva, non ci devi mai. Collega l'osservato. Ok, già me l'ha segnato. Mappa globale. Andiamoci a piedi, dai, facciamoci un salto. Ehi, cosa posso prendere? Sei Megadon. Vedi, l'ultima parte per andarsene è G. Parris Mieux di Haller. Ricordati di... Che... La gloria dell'acqua. Cosa? Lasciate che vi ricordi la mi sa di... avvenuta in passato e il fulgore della promessa... Che lingua è? Non la conosco sta lingua. Non ho memoria di questa lingua io. Eccolo. Mi hai salvato. Ho bevuto tutto quello che ho trovato in giro, ma non ce la faccio più. Per favore. Prego, dai. Ok. Salve. Un benvenuto a te, turista. Non... Io non ho Sono qui per comprare. Vediamo cos'ha il buon dottore nella sua borsa magica. Minchia, un dottore vende l'acqua. Anche acqua sporca, ma... Ma che cazzo di dottore sei? Ma un dottore mi vuole uccidere. Tieni un fucile d'assalto, tieni un fucile d'assalto. 32, ne ha due. Tieni un fucile d'assalto, tieni un fucile d'assalto. Tieni un fucile d'assalto. No, troppo. Dammi un fucile d'assalto. Allora, abiti. Tieni questo. No, questo vale troppo. Questo anche. Sto tanto. No, diciamo che l'elmo atomico me lo tengo, eh. Che dici? Armatura, non c'è più niente. Ah sì, questo vale 0,2 perché ormai è rotto, allora mi metto l'altro, infatti. Dove avere... No, scusami. Non ho caschi. No. Allora dammi quello. Questo dammelo. Accetto.
Un altro cliente soddisfatto. Ci si fa pelle. Addio. Io posso riparmeli da solo, non gli oggetti. Quindi se io nella veste metto il casco e faccio R ripar. No, perché è troppo rotto. Prego qualcosa per me. Vediamo se riesce a ripararmi il casco. Fatto anche pagare. Io procuro. Dimmi di cosa hai bisogno. Forse ho. Ah, gli ho dato 41 tappi. Che bello. Posso vendere qualcosa. Un fucile d'assalto. Oh, un fucile d'assalto. Ed è un botto di fucile d'assalto. Non so che farne. Tieni questo. È un piacere fare affari con te. Io prima che si rompono le cose. Non posso proprio riparare. Eh no, devo essere in una. Forse in una cosa del. Perché le armi le posso riparare, no? No. Cioè ho 12 su 28 di cartuccia. Andiamo. E faccio una bella passeggiata a piedi. Cosa posso fare con la Q? No. No, deve farlo per forza piano piano la Q. Va bene. Per riparare un botto di cose appena trovo un commerciante che stia fisso. A parte la signorina. Ultimamente potevo farmi riparare cosa la signorina. Io sono abbastanza sicuro e posso ripararmi da solo. Quindi io entro e dico metti soldi nella mia borsa. Esco. Get the money in my ass. Shit. Pum. E se va. Arrivato? Siamo già arrivati. Get the money in my ass. Oh shit. Vedi quella lì. Decisamente quella lì. Sì. Quella lì. Intanto scopro un'altra cosa. Beh. Forse devo scoprire il porto. Sì. Quei mostri mi prenderanno. No. Qua, oh, quali? Quali quelle cose continuano ad arrivare. Mi spaventano. Falli smettere. Allora sono donna io. Ehi, ehi, calma. Andrà tutto bene, te lo prometto. Tu mi lascerai come tutti gli altri adulti. Tu puoi aiutarmi. Mi piacerebbe dare una mano. No? Di più. Quelle grandi cose sono in tutta Greidich. E hanno ucciso tutti. Per favore, signore, trova mio papà. Ok, cerco tu. Davvero? La mia casa è vicino al grande cartello e al vecchio ristorante. Per favore, trova mio padre e convincilo a tornare. Eloquenza. Qualsiasi altra cosa tu possa fare potrebbe aiutare a salvare le vite. Sai, forse questo potrebbe essere utile o forse no. Comunque papà aveva nascosto un sacco di roba dietro al vecchio ristorante in una discarica. Mi ha affidato la chiave dicendo che era per le emergenze, ma scommetto che non gli dispiacerebbe se te la dessi. Come scordi da qualche parte mentre do un'occhiata in giro. Beh, cosa dire? Ok, ragazzo. Al vecchio ristorante. Mio padre mi ha sempre detto di stare lontano da lì, ma penso che sia un posto sicuro. Verrò qui e aspetterò dentro. Torna in fretta.
Solo da una seconda di così a cazzo. Signore, lei è buono o cattivo? Ehi, guarda, signora. Qui. Abbiamo un vagabondo sul molo di William. Devi avere degli affari importanti da sbrigare qua fuori per andartene in giro così. Quello che fai non mi interessa, ma se ti va di fare affari... Signora, lei è un commerciante, mi piace. Cosa ci fa qui? I miei ragazzi sono a caccia di Mirelurk. È la carne più deliziosa che ci sia e non crea disturbi allo stomaco come quella di ratto talpa. Pericolose quelle cose. Basta un niente e ti fanno saltare la testa. Fai attenzione là fuori, sono dappertutto. E signora, sto succedendo qualcosa. Dei tizi sono venuti qui un po' di tempo fa dicendo che cercavano degli impiccioni venuti fuori da uno dei vault. Ho detto che non avevo visto niente di simile e ho indicato loro la strada. Potrebbero ancora essere da queste parti, tuttavia, se e quando riterrai di poterli aiutare. Stessa commerciale. Ma lei, signora, ha 10 tappi. Ma lei, signora, ha la mamma puttana. Io sono Mapel. Porta la baracca di nonna Spike. Il vecchio istante quale cazzo sarebbe, scusa? Ora che ci penso. Qual è il vecchio ristorante? Mi ha dato una chiave per il vecchio ristorante. Ma cazzo di vecchio ristorante? E quello è il vecchio ristorante? È un po' grande il vecchio ristorante. Cosa piccola. Vecchio ristorante. Pizza ristorante. Ma che fa una pizza come l'avevi assaggiata prima? Una pizza con le pinne di squalo, comunque. Oddio, mi ha fatto venire un gigantesco atto. No, Dio. L'ho fatto io la pubblicità. Arcanon. Tutte quelle mine costose se ne sono andate. La pizza come non l'avevi mai presa in culo. Cos'è che era? Hai scoperto memoria. Bisogna fare pasto, mettere quelle cose senza colpire nessuno. Pasto. Oddio. Tappo. No, non vale un cazzo. Nota. No, no, non devo picchiarti. Però lì c'è un terminale. Aspetta, c'è un terminale. Aspetta. Oh, sì, sapevo che c'era una cosa. Aspetta, mi batte il cuore. Oh, cassaforte aperta. Non si accende il generatore di riserve. Errore 3 il generatore di riserva codice. Accende il di gestione. Ma dove vi fate? Siete psicopatici! Porca puttana! No, vabbè. Ma è impossibile. Main station, la blu e la main. La main. Quando lo distruggiamo quello blu. Mi ha salvato appena sono entrato nella porta, sì. Ma no così, ragazzi, ma troppo forti. Ma faccio a non uccidere nessuno. Apri la porta! Non li devo uccidere!
cosa. Manca la blu. Però piglia la blu, eh. Ragazzi, non ce la farò mai. Sono troppo forti, Mairu. Ma in tutti gli altri giochi sono così pippa. Volta di non uccidere Mairu. Lei la fa semplice. C'è l'osservatore. Evoluzioni. Interno. No! Risali! Risali! No! Oh. Non ha risalito! Olè. Devo rusciarmela! Rifare i fuori volentieri, ci stare un botto. Voglio fare i fuori. Ma non puoi nasconderti nell'angolo, però sei uno stronzo se lo fa. Devo curarmi almeno una volta. Purtroppo devo farlo. Facciamo tre volte così. Meno tre hit lo posso fare. No, 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 via, via, via. Ok, l'ho fatta. Devo risalire. Ma cazzo sono andato? Oh, che è quella roba? Si è girata verso di me. Che schifo. Che schifo. La vita elastica di Ben 10. La vita elastica, come si chiama? Tubo d'acqua. Mastica. Tutto il giorno succhiala. Scappa. Via. Ok. L'ho fatta. In teoria. Guarda, questa mi costa cara. Ma di un caro mi costa questo. Sì. Cosa mi costa di un caro questa missione? Costata 5 steam pack. Ah, vedo la tizia. Se mi va bene, gli sparo. Allora, l'ho fatta la facoltà diva, non picchia nessuno. No, era in questa, giusto. Non ci dà nessuno, mai lungo del monumento. Ok. Ora c'è un sacco di roba lì, cioè voglio ritornare. No, esce voi, se scherzi. Aspetta davanti alla porta. 12 ore davanti alla porta. Attendere. 12 ore così. Lo grosso. Sì, eh? Sopra. Niente, intercetto, non si preoccupi. Fatto, le disturba, se. Ti do il benvenuto. Così sono intelligenti? Hanno un capo, un re, dei preti o uno schifo di centro sociale? Scommetto che molta gente sarebbe semplicemente andata lì a pistole spianate, ma tu no. Se tutti gli assistenti di ricerca fossero come te. Stai zitta che volevo sparare. Ma tu che li hai visti di persona, cosa ne pensi? Intelligenza, dicendo le granchie del luogo, puoi chiamarli Skillias. Che affermazione scientifica! Personalmente non sapevo se fossero granchi o lontani parenti dei gamberetti in salamoia. Alcune di quelle osservazioni sulle loro armature e mimetizzazioni mi hanno dato l'idea per un casco dai colori neutri. Ecco, consideralo un ringraziamento per non aver interferito con loro. Oh, a proposito, tieni, così potrai continuare a evitarli in futuro. Che facciamo con le ricerche? Le ferite per completare il capitolo. Ottimo!
Non mi capita mai di studiare qualcuno con ferite gravi, non senza che urli di essere curato subito o che tenti di farla finita. Ovviamente puoi sopportare un sacco di abusi, quindi se mai dovessi trovare un buon esempio di anatomia umana e resistenza alle ferite, saresti tu. La prossima volta che ti procuri delle ferite gravi, torna qui, così potrò esaminarti prima che ti riprenda. Voglio dire, comunque ti ferirai, no? Così risparmieremo tempo e fatica, e sangue per quanto riguarda te. Un esempio pratico sarebbe più utile, ma non rifiuterò il tuo aiuto. Ed ecco la tua ricompensa. Immagino che te la sia guadagnata lavorando con maggiore impegno, non con maggiore autolesionismo. Corretto, come sempre. E i tuoi consigli hanno reso il libro molto intelligente e profondo. Forse troppo per qualcuno. Certo, se la gente non vuole leggere un libro che spiega come rimanere vivi, cosa possiamo farci noi? È vero. E se i lettori danno a te la colpa per la loro ignoranza, ecco la tua ricompensa. 2 scatole di munizioni. E ora il prossimo capitolo. Così, 2 scatole di munizioni. Ma 5 mm, ma non mi servono. Cosa è il ricercato l'ultimo capitolo? Il capitolo è un po' più esoterico. È dedicato alla sopravvivenza del genere umano nell'insieme e a come ricostruire la società. Roba seria, eh? Dobbiamo sapere come sono costituiti i grandi insediamenti, come sfruttare le vecchie tecnologie, e devi recuperare libri di storia da una biblioteca. Siamo all'ultima parte ora, quindi finiamola in bellezza. Da cosa iniziamo? Ce l'ho, perché... Cerco sulla storia locale, sembra semplice. Hai troppa sicurezza. Non hai idea di quanto la gente sia confusa, anche su cose importanti. In questo caso, parlo di Rivet City. Si tratta dell'insediamento di sopravvissuti più florido della zona, ma nessuno sa niente della sua creazione. Certo, è questo il motivo per cui è importante sapere come mai un posto del genere ha successo. Ho bisogno che tu vada là a fare qualche ricerca. Sembra ragionevole, farò qualcosa sulla storia di questi. Adesso non vedo l'ora di sapere quello che troverai laggiù. E chiedi in giro per assicurarti di sapere la storia vera. Questa in realtà è ciò che rimane un'antica civiltà subacquea. No, aspetta, sta. Prova a chiedere in giro. Ehi, sono lusingata! Dai un'occhiata al mondo in cui viviamo. Per te potrà andare bene, ma ho letto di com'era una volta ed era completamente diverso. Quindi abbiamo tutti bisogno di qualcosa per andare avanti, nonostante le cose terribili che ci circondano. Per me è qualcosa come questo libro. È come... Hai mai provato a rimettere insieme un vetro rotto? Anche se i pezzi combaciano, non riesci a renderlo di nuovo come era prima. Ma se sei intelligente, puoi comunque usare i cocci per realizzare altre cose utili, magari anche magnifiche, come un mosaico. Il mondo si è rotto proprio come un vetro e tutti stanno cercando di rimetterlo insieme, ma non tornerà mai come era un tempo. Signora, le faccio io un mosaico con la sua faccia. Allora. Forse. Di certo ho sentito molte persone dirlo, ma non è pur vero che è nella natura umana cercare di migliorarsi continuamente. Ti prego, devo almeno provare a migliorare il mondo. E non posso farlo da sola, ho bisogno del tuo aiuto. Preparami attrezzo. E le cose da vendere, magari si è rifullata. 17, non credo che si sia rifullata. Signora, sappi soltanto che io sto tornando a casa dei Myrun per farli tutti fuori. Perché io sono andato in Pacific Run, ma non è detto che sia per sempre. E ho dato una volta. Mio Dio, trova il padre di Bill Wills. Qui, ok, va bene, andiamo. Devo andare a piedi ovviamente, non c'ho un posto vicino. In realtà sì, però mi passo da qui, quindi. Tutto il giorno mastica.
Ma c'è acqua che scorga come le puttane. Quando le kill e le fa. Oh. Dove tu fai? Oh. Salve, sei un altro venditore. Benvenuti, signore e signori. E... Fate un po' da... Perlustro la zona contaminata in cerca dei rottami migliori. I detriti di qualità. La prima scelta dei rifiuti. Per qualcuno è tutto prezioso. E non manco mai di fare un giro a Canterbury Commons. Il sindaco Rowe ha sempre un posto per un abile esperto in spazzatura come me. A voi per comprare. Niente. Meno che avanzi. Che stai dicendo? Mica potenza. Ho il repellente. Vabbè, lo tengo il repellente. Che comunque è sempre utile. 28 danni, 26 danni, 32. Dice che è un fucile d'assalto. Uscito regalo. Ho un fucile d'assalto. C'è missili. Martello fabbro. Fabbro, martello fabbro. Mine te le potrei vendere. Minchia, mine a tappo che sembra uno spreco di materiali. Poi armatura bella. Questa qui, questa qui. Qui. Questa qui. Sai che non ci arrivi con 33. No, ci arrivi in realtà. Qui. Accetta. Poi in teoria dovresti riparare. È un piacere fare affari con te. Fucile da insediamento. Il casco. Mica il casco si rompe che è una bellezza però. Au. Fatto. Niente. Meno che avanzi, rifiuti e scarti di primissima qualità. Infatti sto per dare gli scarti. 10, quanto cura, cioè quanto protegge il mio... 8! Non proteggeva di più. Ma c'è questa che fa 21... Ah, minchia, ma è 21 ma è atomica. Sti cazzi. 10, 9, 7, 9... Questo possiamo venderlo. Se protegge 7, se può andare a fanculo. C'è il fedora. Un cappello sospetto. Ma non mi sembra. È un piacere fare affari con te. Comprare qualcosa per me. No. Buona fortuna. Ciao. Ti sarà tutto a posto. Ehi. Wolfgang il pazzo ha proprio quello che ti serve. Aiuto, sì, eccoli. Ho da offrire. Mi scordo sempre di controllare. Arie, Wolfgang il pazzo, arie. Mi scordo sempre di controllare se loro hanno gli steampack. Steampack. Devo andare a me sette tappi, accetto. Steampack comunque munizioni, devo sempre accettarli. Quindi. Un altro cliente soddisfatto. Buona fortuna là fuori. Alla fine. Forse la prossima. Quello dotato è meglio di quello. Mi prendo. Mi sono preso. Ecco che fanno male. Veste. Casco 2. A 8. Invece no, questo. Una contaminata. O del predatore. Una contaminata. Lo so figa. Mamma mia che brutto. E dove andare così a combattere cose? Comunque sono grossi, ho capito che cazzo sono. Potrebbe essere dei super mutanti, sono grossi, sono pericolosi, vengono qui, ci rubano le mogli. Altro non so se lo sapevi, ma i super mutanti sono sterili. E per riprodursi, semplicemente fanno diventare super mutanti altre persone. Ah, tipo zombie. Sì, ma loro fanno... Cioè, la storia è che in un vault... Dov'è l'altro tuo amico Ratto Talpa? L'ho visto, sai? In un vault c'è stato, come si dice, un esperimento volto a creare supermutanti. Siccome loro sono sterili, però i supermutanti gratis.
Li rapiscono le persone normali e li creano in laboratorio altri supermutanti. E praticamente ci sono, cioè, i supermutanti che rapiscono le persone e creano altri supermutanti. Puntata, un video, no, puntata. Eh? Oh, dicevo, l'ho visto, è un video di Player Inside. Ah, sì, sì, ne parlavano lì, infatti. Questa cosa non la sapevo, che erano sterili. Dove si accoppiasse. Ma effettivamente non vedi un supermutante donna. Ho visto anche quello dove c'erano solo musicisti e hanno fatto impazzire così che si uccidesse a vicenda, tipo una cosa del genere. Tutto il giorno maschio. Comunque sta cosa è bellissima. Che i ralti d'alpa con sta mazza due colpi schiattano. Non ho mai problema di ratti d'alpa. Solo questa mazza. Salta. Personaggio. Cos'è? Hai le rotelline che non ti vanno? Le pazza che non salti? Don't worry, don't worry, child. Yeah. Du, 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 du. Che cazzo sei? Me le ha scordate le formiche giganti. Cos'è questo? Oh, signore! Mi scusi, ha visto per caso una formica di fuoco della guerra? E io gli ho aperto la porta al ragazzino, sono un cazzo di cedio. Il ragazzino l'ascolta, io gli apro la porta. No, non vi... Crema, stronza. Madonna, quanto mi ha tolto formiche di fuoco di merda. Mangiarlo tutto. Ragazzino, sei vivo? Sì. Ti chiudo la porta, eh. C'è qualcosa da mangiare. E qui. Vita di fuoco. Ah, ancora! Basta! Sono svenuto perché non mi è premuto tab! Non lo so! È quello il fattore. Hai preso il teletrasportabile citando? Dai, hai preso il trasportabile citando? No, ho installato una mod per il trasportabile. Per il peso trasportabile. Perché non mi fa di fare avanti e indietro ore, perché sono pieno. L'ho impostato a 99 e va più che bene. Allora, Mirkanzi, no, devo rifare tutto da capo. Wolfgang il pazzo ha proprio quello che ti serve, sempre che ti siano utili le cianfrusaglie che ho da offrire. No, mi servono gli steampack. L'unica cosa che mi dà fastidio in Fallout è fare avanti e indietro per ore. Che, no, sono pieno, aspetta che metto qui e faccio questa. No, le mine costano un botto. Mina tappo, mitragliatrice in realtà, che cazzo me ne faccio, è rotta. Tieni, vada. Significa che... Hai avuto un DLC tutto in francese e non potevi cambiare lingua. Dammi, ma che è successo? Ah, comunque, ti avviso adesso, sei il mio. Adesso avrai un DLC competente in francese, good luck. Oh, no, ma non lo so, hai di DLC tu? È la GOT Edition. È la GOT Edition. La GOT Edition, c'ho la picca nel culo Edition. Entrambi, no, c'ho 600 tappi. Oh, c'è la forcina, scusami. Lancia tutto. Oh, schermita, lancia tutto, posso 800. No, mi dispiace, la forcina tutta la vita. Oh, un camioncino per la nuca. Teschio di bramivo. Perdone, me la prendo.
Non è che ti dà fastidio, scusami. Comunque, oh, ma dovevi dire che c'ho lo so poi in francese, poi in francese, ti rendi conto in francese? Vabbè, se hai questo problema. Ma spero no, non voglio comunque leggere tutto in francese. Scadeva questo? No, ho riparato quella sbagliata e vabbè, devo riparare l'altra. C'era il fucile che mi interessava riparare. Eccolo qui. Quindi scusate tutte quelle cose che io non saprò dire. Niente, meno che avanzi, rifiuti e scarti di primissima qualità. Il bastone repellente. 9, 10. Vedi. Che mo' una cazzata, che mo' l'ho separato uno. Che è questo. Tieni, prendi questo, 90, 33. 33, qualcosa da 33, ci abbiamo un cappello sospetto. Se ti serve qualcos'altro, fammi un fischio. Vabbè, le faccio ci pure vediamo... un fischio, le chiamo proprio a casa. Io. Non si però... domani Ubisoft Plus, aspetta che lo riscatto. No, scade domani. Ripeto, io non so cosa. Cioè, anche se mi dici facciamoci Ubisoft Plus, cioè che giochiamo, diciamo a Rainbow. Oh, io l'ho preso gratis, poi vedrò. Lo devi riscattare su cosa, no? Sì, devi semplicemente andare lì e fare riscatto. Poi ciò. Puoi giocarti. Possiamo giocarci insieme Fallout 6 se vuoi. Fallout 6. No, non potevo dire quello. Cioè, tu lo sai che cosa intendevo. Sì, Far Cry 6. Io sai che sono imbecille. Comunque le formiche di fuoco fanno veramente tanto male. Perché tutto in questo mondo mi fa tanto male? Mortacci mia. Qualcuno mi dia un'armatura che mi protegga veramente. Ma io posso mettermi l'armatura atomica? Ora che ci penso? Io posso mettermi l'armatura atomica, però. Che ciò non so come. Ah, è necessario addestramento per le armature atomiche. Ecco perché non me l'ero mai messa. E che come cazzo. Come si fa? Stesso rumore. Giri la stanza. Te ne sono dimenticato. Ma come si fa il quick save? Qui si fa. Però sai che sono curioso di vederci tutto in francese. Che paura! Ma che è stato? Chi mi ha sparato? Oh! Ma che è? Ma no, lei no, ma ragazzi, ma non c'era prima, ho tolto la stessa strada. No, non vale, ragazzi. No, non lo butto giù. È finita. Fuggi. Via. Che scaspite di paura. Cosa mi ha ricaricato? Erano già 12 colpi. Cosa ha ricaricato? Però non puoi fare. Non puoi fare questa cosa in gioco. Perché io sono passato dalla stessa parte. Ma forse sono passato più largo. No, sono passato dalla stessa parte. Prima c'era un uniforme ragno. Cioè, i ratti talpa. Perché c'è una macchina adesso di guerra invece di esserci un ratto talpa? Eh? Che è questo bullismo? Gioco? La coerenza. Speriamo di non riaprire la porta a Tommy.
Tommy Erfica. Dov'è, scusami? Me lo segna. Da quanti sono? No, ragazzi, ma io devo usare l'altro, però. Non posso. Sta per forza il fucile d'assalto. Cioè, la cecchina come funziona? Da qui lo prendo? Ah, sì! Faccio abbastanza male. Sì, non abbastanza, però. Devo fucile cecchino un po' a cazzo. Cazzo, ce l'ho basso. Ok, con calma, con calma. Non vale però così. Secondo le fottute pareti. Beh, che lo sappiano quando sono in difficoltà. No, hanno fatto tutte le cuffie. Ma che cazzo. C'è un altro lì. Tommy Erfica. Bastardo, le formiche rummano. Ma dei flank incredibili. Santa Insight, solo Echo Insight. Ok, l'ho neutralizzato. Dove faccio attacco critico, in teoria dovrei anche avere più forza. Oddio, cosa cos'è? Riesco a prendergli le zampe e a zopparla. Presa una volta. Presa due volte. Basta. Presa due volte. Sì, esplosa. Fammi. Ah, ecco cos'è il vecchio ristorante. Quindi qui mi sta dicendo il ragazzino. Non è facile respirare qui dentro. Non è facile respirare qui dentro. Ancora un'epoca, ancora Quantum. Sium. Ah, qui mi ha dato il castello. No, ho preso tutto. Non ho controllato cosa ho preso. Qualcuno l'ha visto? Ho sbagliato, ho premuto A per sbaglio. Vabbè, lo sapremo solo vivendo. Scopriremo solo vivendo. Qui. No, 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 no. Fucile da combattimento. State buone. State buone. Cos'è il papà di chiave? Nucca cola buona. I piedini, anche se sono radioattivi, comunque danno uno di radiazione. Comunque me la mangio. Aiuto.
E sono gli altri spiedini. Hamburger. Hamburger. Oh, cassa munizioni. 5 mm. Assalto cinese? Non mi sembra d'assalto cinese. Scusa un attimo. Cioè, assalto cinese. E 35. Ha più danno del fucile d'assalto normale. Ma la K. Ma non è un fucile d'assalto cinese. Vabbè. Non vuol chiamarlo Kalashnikov. Io no, prima. Avevo dalla toilet? No, mi sembra un po'. No. Gnomo, buongiorno. Pistola calibro .32. Maschera da Oki, non mi interessa. Nient'altro. Eccolo qui. Mi ha trovato il motivo perché il ragazzino è solo. Perché il papà è morto. Dispiace dirlo. Ragazzi, c'è il papà morto. C'è qualcosa qua dentro, sono abbastanza sicuro. Un mostro, arriva. C'è qualcosa più avanti. Attento. Mi manca giocare Resident Evil col 16. Il mostro arriva. E ho fatto una grande stronzata. Prova il fucile d'assalto cinese. Ok. Anche se non so quanti colpi mi mancano per i fucili d'assalto. Ah, 271. L'ho controllati adesso. Direi che sto a posto. Perché sto camminando così lento? Perché sono nascosto. Ecco, ora non cammino più lento. Bambino, mi dispiace dirtelo. In realtà non così tanto. Ma tuo papà è morto. C'è qualcuno là fuori. Io sono io. Forza, dimmi tutto. Questa è una brutta notizia per te. Oh no, cosa è successo? Beh, mi dispiace. Tuo padre è morto. È morto? Lo sapevo già. E poi non ce la faccio più nemmeno a piangere. Sembra chiunque è stato da casa di tutto questo, lo prometto. Bene, penso io a tutto. Perché semplicemente non te ne dimentichi che te ne vai? Pensa che crudeltà, però. Mi ho già da fare. Parte, mi dispiace. Oh, buu. L'accento muore in continuazione qua fuori. Cerca di abituarti, no. Che cazzo di cattiveria? No, fermo, chiunque sia stato. Devi fermare tutto ciò, in modo che non possa succedere mai più alla famiglia di nessun altro. Vorrei averti incontrato tempo fa. Forse mio papà sarebbe ancora vivo. Grazie di tutto, sto meglio ora che sei qui. Cosa è successo? Era bello, nessuno ci disturbava. E l'origine delle formiche di fuoco. Vicini a Dissi. Sette di noi vivevano in alte case di mattoni. Credo di essere rimasto solo io. Quelle cose hanno preso tutti gli altri. Io ho capito gli arti. Invece molto bene gli altri nella città. No, la gente non ama fermarsi molto a Greidich. Le rovine di DC non sono un bel posto per vivere, sai? Infatti, papà parlava di trasferirsi. Siamo stati qui per circa un anno. E però non l'avete fatto, siete degli stupidi. Che altro che a Greidich? Oltre a me e mio papà c'era il dottor Lesko che stava con noi. E c'erano anche Will Brandis, sua mamma e suo papà. Io credo che siano tutti andati.
Vuoi farti un'altra domanda? D'accordo, che succede? Ti spiace se ti chiedo... Se ti... Se lo chiedo a qualcuno che vive qui? No, continua. È piacevole poter parlare con qualcuno di queste cose. Parli del dottore Salerno. Era un uomo strano. Pagò papà per aiutarlo a costruire una baracca e portarci un po' di spazzatura. Papà lo chiamava cervellone, ma mi sembra che il suo cervello fosse normale, quindi non capisco cosa volesse dire. Dove è dottoressa Leslo? Passava tutto il giorno in quella baracca, vicino a casa mia. Ogni volta che ci entravo, lui era lì che usava quella strana televisione con gli strani bottoni verdi. Oh, credi cosa fosse... No, era un bravo uomo, ma non voleva mai giocare con me e parlavamo molto poco. Tutto quello che so è che è scomparso quando sono arrivate le formiche. Penso che abbiano preso anche lui. C'erano diavolerie di tutti i tipi. Scatole con le luci, strane bottiglie. Oh, aspetta! Aveva anche quello strano omone luccicante. Quello era figo. Omone luccicante? Parlami di più. Parlami meglio di questa cosa. Sì? Famiglia di... C'era Will. Era una specie di amico. E poi c'erano suo padre e sua madre. Abitava proprio di fronte. Era fantastico avere un amico che abitava così vicino. Sì, Will era gentilissimo con me. Aveva circa un anno più di me, penso. Mi passava anche i suoi fumetti. Con lui ho esplorato ogni angolo di Greidich. Credo sia per questo che le formiche non mi preoccupano. So dove nascondermi in caso. Beh, anche sua madre era gentile. Era una persona tranquilla e si prendeva cura di me e di mio padre quando andavamo da lei. Penso che fosse dispiaciuta perché mia madre se n'era andata. Il padre di Will era... Beh, non mi va di essere cattivo, ma faceva proprio paura. Lui sembrava controllare a vista me e mio padre, come se non si fidasse di noi. Ci fissava dalla finestra della sua casa mentre digitava qualcosa sulla sua TV. Will diceva che suo padre era una specie di soldato, ma che aveva smesso perché non gli piaceva. Ok. Sì? D'accordo. Che altro puoi dirmi sulle cose che stanno accadendo con gli amici? Beh, sono esseri enormi e orribili, a 6 zampe. Hanno grandi zanne e acchiappano tutto quello che trovano lungo il loro... Chiamano formiche. Mio padre le chiamava sempre fottute formiche. Fottute formiche. Le abbiamo sempre chiamate. Io le chiamo formiche di fuoco. Mi piace che suo padre le chiamava non semplicemente formiche di fuoco, ma fottute formiche. C'è un modo speciale per danneggiarle? Mio padre aveva una pistola e secondo lui poteva ferirle, ma diceva che erano le maledette formiche più idiote che avesse mai visto. Continuava a dire, sparate all'antenna. Chissà cosa volesse dire. Ok, quindi la testa. No, hanno cominciato a spuntare solo negli ultimi mesi. All'inizio restavano all'esterno della città, ma dopo sono entrate e, beh, il resto lo sai. Faccio un'altra domanda. Le cose in francese. Sono sparati in testa. Cioè, proprio un buco, ma non gli può... Cioè, ti faccio un buco, ragazzino di merda, ti faccio un buco, ti faccio. Sappi che sei vivo solo per la mia grazia. E lì non legge le formiche di fuoco. Dove devo andare? Hello? Faccio a sapere dove è l'origine delle formiche di fuoco. Ah, ha detto che qui di fronte ci vivevano i cosi. E qui intorno c'era uno scienziato pazzo. Probabilmente è colpa dello scienziato pazzo. Andiamo. Metterlo qui. Cosa indicatore? Sì. Oh. It's a fine to the beat. It's a fine to the beat. Everybody dancing to the wool. We can finchio di pu. Ci fanno queste cose. Io giro l'angolo e ci siete voi. Stronzi. No, devo ricaricare il piano. Devo ricaricare il piano. No, te l'ho ricaricato. Che culo. Uccisa? Non mi sembra tanto morta.
Non posso farle avvicinare con l'altro fucile. Che mi stuccano. Mi stuccami. No, non volevo incontrare Marigold. È la metropolitana, infatti. Non ho capito perché me l'ha messo così. Cazzo, sto esaurendo le armi e cioè le utilizzi delle munizioni. Nel senso, il fucile se ne sta andando a fanculo. Oh, mamma mia, è difficile parlare oggi, ma che? Ma che? Ecco perché mi diceva di fare quel giro. Ah. Tutte formiche. Infatti faccio meno male. Adesso giro sempre con lui. Tonno! Mi ha dato fuoco! Mi ha dato fuoco! Mi è infuocato! Adesso sono tutto un calor! Vabbè che calor! Fina! Lascia perdere la griglia! Sotto Giovanna! Citazione a Samuel è puramente casuale. Guardate, qual è l'origine delle formiche? Sposta. Scusa. Move your feet. Ci sta fai. Sei pazza? Ma non lo fa. Non lo fare. Magari per te c'è la voglia di vivere, formica di merda. Stretto. Spagli da lontano perché se si avvicinano sono morto. Qual è l'origine dell'infestazione? Bambino, per caso hai chiuso il... No, non hai chiuso il... Ah, quando uno è stupido, è stupido. Cos'è? Stazione fognaria. Mamma dolce. Cimitero di Agritown. Cimitero di Agritown Nord. Dove è la leggenda? Ti dico. Stazione fognaria. Ah, qui c'è la casa di questo stronzo, ok. Cimitero. Prova ad andare al cimitero magari. Oh, e questa cos'è? Porta la baracca costruita di recente. Ok. Sì, era uno scienziato. Ok. No, dimmi che non l'ho perso. No, questi sono schemi. Ecco, l'ho perso. E sono i messaggi vocali. Questo è un dito. Il famoso con dito. Scusami. Era aiuto allora. No. Forse è dati. Nota, infatti. Dimentico il codice per il terminale della mia scrivania. Devo imparare a essere più organizzato. La password del mio terminale è formicide. Non è tanto difficile da ricordare. Nota personale.
distruggere questo olonastro dopo il trasloco nel nuovo laboratorio. Ok, e forbicine. Attiva robot scientifico. Errore. Infatti vuoi. Missione comando robot scientifico. No. Annotazioni personali. Dove mi sbagliavo? Ok. Posizione campione individuata. Perfetto. Sapevo che la colpa era lo scienziato. È sempre lo scienziato la colpa in Fallout. Letto, posso dormire? Non posso dormire perché è letto altrui. Allora mi svegliano e mi dicono: oh, ciccio. Fare così. La trementina è buona. Ma la prendo. A me in Fallout 4 era buona la trementina. E qui continua a essere buona. La nuca cola. Posso interagirvi. Non c'è niente. Cassetto. Un dardo. Ok. Vediamo se sto andando. Indago la stazione della metropolitana di Ma. Sì. Mio Dio, sono andato avanti. Io sapevo che lo scienziato Jesus. Metropolitana di Marigold, ok. Dove si trova? Ecco qua, stazione di Marigold. Posta. Dove ci posso trasportare? Vista. Uso il Vandal su Vara. Non è vero. È l'unica arma che non prendo mai. Ho cercato di sparargli col Vandal, non sono preciso, l'ho mollata. Tra la stazione, dice. Credo che sia la stazione metropolitana. In realtà nella stazione della metropolitana di Marigold, sì. Per l'origine del fuoco. Andiamo. Being a stupid me, I am not testing so fun. Let's do the beat. And that's on the ABC. That's a super superstar. Io comunque ero abbastanza sicuro se dovessi andare alla metropolitana. Oddio, sei calma lì. Condizione gettato arma in cattiva condizione. Se viene riparata puoi fare più danni. Puoi riparare gli oggetti dal tuo pitboy oppure visitare un venditore. Allora posso ripararli. Ma non c'è il tasto ripara. Ma non è vero. Devo utilizzare comunque il fucile d'assalto classico. Fa più danno. Allora, in realtà non è vero. Successo, ti esploso il cervelletto. Una scimmia saltava sul letto, una calda cervelletto. Pericolo. Cazzo, mi rivedrei Dragon Ball GT, vedi? Poi vi rivedreste Dragon Ball o Dragon Ball Z, io mi rivedrei Dragon Ball GT. Cane di Wagyu, cane di formica. Andiamola tutta. Aggiungo altri livelli di radiazione, sti cazzi.
Non è che schifo che sono le formiche. Proprio hai una granata? Ce l'ho una granata. Pistola calibro 25, cioè, che faceva più danni a loro. Fatto una sega. Aiuto. Chiamano a spiegare HP. Ma perché stai crociato? Quando corri, corri. Si avvia lo shift W. Ah, non avevo sì, c'avevo sì. Esci. C'è le palle, esci. Ah. Stronza formica. Oh, ma qua c'è una porta. No, non sapevo che fosse occupato, non sapevo che fosse occupato. Lockpick. Ma no, basta, la mina frammentazione non la voglio. Ah, conduttore, il tubo di piombo non mi interessa. Bellico. Bellico vale qualcosa, dammi. Bello, ma te che ti hai detto? Tu lavandini? Ce lo fa con sto lavandini? Ah, questo generatore è andato. Piccola! E sei andata nel gulag! E sei andata nel gulag! Oddio, c'è la tua mamma che si vuole vendicare. E pure tua madre si è andata nel gulag. Ah, incontratevi la famiglia. Vedete zio Antonio, dice ti ciao. Dammi lo steampunk. Acqua purificata che devo dare a quello spunto fuori. Fuori dalla casa che mi dice. Non è che c'è dell'acqua. C'è questa se vuoi. Eh no, voglio quella purificata. Ho bevuto tanta merda nella mia vita. Tu vorresti di vaffanculo la zona contaminata e tanto che abbiamo acqua. Fa un po' pena. C'è uno sopra. Ne ho uno sopra. Non cadi, vero? Non mi fa il trappolozzo. C'è gente morta. Gente morta. Scutamelo. Sta in una metropolitana. Forse. No, non posso entrare, vici. Oh! Ma blocco finanze non mi interessa. Oh, tu finché stai là sopra a me sta più che bene. Ma credo che si continui di sotto, sai? Io sono andato a sinistra. Posso continuare a destra? Vedo nemici, quindi sì.
Capo. Come EPA, recupera EPA. Bello che c'ho il 95% sulla testa, quindi mi diverto, dai. Terraformi. Niente, mi dà più 25 per resistenza al fuoco. Ma allora dimmelo che sono stronzo io, non sono stronzi loro. Dov'è l'N? È più senza il fuoco. Porca puttana. Esci da lì. Esci da lì, piccola testa di cozzo. No. No, 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 è crashato. Come si permette? No! Dopo mezz'ora! No! È fa... Mi è salvato nemmeno le applicazioni audio. Voce lo mettiamo così. Ma come si permette di crashare comunque? Fortuna so dove andare adesso. Cioè io credo. Cagare. Prendo dove andare, non è un problema. Ci fa una cosa strana. Famo strana. Lui ha fatto un cazzo. Ah, continua a non fargli niente, cioè. Il ciarpame. Come mai prendo tutto? Ah, vaffammo. Da 49 munizioni. Giusto la madre di quello che prende il culo. Oddio, non vedo più niente. Ho solo Jack, ho solo Jack. Peccato che tu sei morto. Sono così, eh. Si chiama il cerchio della vita. E formica, io mi lo spatterei tutto. E poi prenderei il nettare. Prenderei due. Fanculo se c'ho meno di agilità.
su questo inizio è la stessa cosa. Beh, di no. Magnum. Se mi dai anche la pistola non sarebbe male. Due nucavole. Otto la forcina. 5x56. La fabbra che si vende. Dammi. Gimme. We just let it die. Don't worry. Minchia, da qui sono crashato, aspetta. Sunshine reggae. Vieni. Tu hai fatto crashare il gioco. Non ti perdonerò mai. Salatissimo. No, era semplicemente una zona estra. Tipo di piombo. Ok, steam pack cosa? Sa che non vedo nemmeno io. C'era un modo per aumentare la luminosità? Mm. Coltello. Chiave della cassaforte di gradi. Petardi. Vabbè, io lo prendo, ma non... la cassetta di Grady. Ho capito dove la lasciava. Oddio. Che diavolo è successo? Perché ha fatto un'animazione tipo di morte? Ha fatto un'animazione tipo che stavo morendo, tipo un rallenti incredibile e poi... Ah, never mind. Chiodo. Lattina, pacco di sigarette. Immagini di quelli che hanno il vizio nel fumo post guerra mondiale, cioè post apocalittico. O te lo levi o te lo levi il vizio, cioè trovare le sigarette. Il fuoco è svanito. Ok.
sono tornato all'inizio? Mi hai colto di sorpresa. Non dovresti avvicinarti così alla gente. Hai fatto cagar mano tua, vaffanculo. Vado a imbattermi in qualcuno di vivo. Questa è la ragione per cui questo è il posto migliore per lavorare. Lo sai che stai irrompendo in una zona sperimentale sensibile e in precario equilibrio? I miei esperimenti sono complicati e ci vorrebbe uno scienziato per spiegarli. Aspetta, io sono un scienziato. Fantastico! La mia ricerca per ridurre le dimensioni di queste creature insettoidi è di importanza vitale. Intendo ridurre attraverso diverse generazioni la loro mole tramite l'utilizzo di un mutagene indotto. Intelligente, no? Esatto! Capisci perfettamente! Splendido! Allora cosa ne ho sotto? Ho sbagliato qualche calcolo nel mutagene. Invece di avere ridotto le dimensioni delle formiche, le nuove nate hanno un nuovo biomeccanismo. Ho chiamato la loro aberrazione genetica pirosi, l'abilità di emettere fiamme dal corpo. Potrei correggere questo errore, ma non riesco ad arrivare alla mia attrezzatura. Non posso credere che tu non abbia... La tua conoscenza delle procedure sperimentali mi sorprende. In realtà ho saltato un passo e ho modificato l'intera nidiata. Ma che deficiente, ma che deficiente. Ero convinto che avrebbe funzionato. Per correggere questo errore devo accedere al mio terminale e modificare il mutagene. Ok, cosa posso fare per aiutarti? Dal momento che me lo chiedi, lascia che ti spieghi. Il mio terminale portatile è nel vivaio vicino alla formica regina. Se posso arrivarci, potrei continuare a migliorare il mutagene. Se c'è nel tuo problema, perché non te ne vedi direttamente con lei? Se venisse ferita, perderemmo mesi di dati. Il tuo obiettivo sarebbe l'eliminazione di quello che io chiamo il suo quintetto di guardiani del nido. Schifoso abominio. Ho impostato l'attrezzatura al mio terminale portatile perché emettesse una pulsazione inibitrice. Ok. Una volta inviato l'impulso, le formiche rimanenti perderanno il collegamento con la regina e impazziranno distruggendosi fra di loro. Ecco tutto. Che ne dici? Penso che sia un piano geniale. Questo riuscirà a fermare le formiche del genere. Ci sto. Davvero? Meraviglioso! Fai attenzione, i guardiani del nido possono essere piuttosto coriacei. Il mutagene le ha rese più resistenti e ha generato in loro la pirosi, l'abilità di emettere... Comunque, non sono radioattive, almeno non più di qualsiasi altra creatura mutata nella zona contaminata. Come hai fatto a cambiare le dimensioni del fuoco? Cosa di particolare di ingaggio? C'è qualcosa di particolare? Non mi viene in mente niente che possa ferire loro, ma non le formiche giganti da giardino. Mira alle antenne se puoi, le confonderai. Ok, è quella. Devo fare una formica usare fuoco. La stimolazione dei meccanismi evolutivi causata dal mutagene ha provocato una reazione che ha modificato le ghiandole del veleno delle formiche. Questo processo ha causato oscillazioni inattese nelle molecole del veleno, creando una reazione biochimica di tipo termodinamico. Quando il soggetto emette la soluzione, questa esplode a causa della nuova struttura delle fauci, che ora chiamo generatori di calore. Quindi praticamente sputa il no? veleno, le fauci lo incendiano e lei praticamente è un lanciafiamme. Giocare con i codici genetici non è facile. Sarebbe bastato un piccolo cambiamento 1 milione di anni fa e oggi noi saremmo completamente diversi. Il fatto che il tentativo di ridurre la loro mole porti alla pirosi non è per niente sorprendente.
per me sì, cioè, scusami. Ah, io riduco la mole. Fatta diventare di fuoco. Ora Charizard. Ma scusami, ma se... Sì? Cosa sai di Bill Wills? Troppo curioso. Le sue domande di solito arrivano proprio quando sono nel mezzo di calcoli difficilissimi. Non aveva nessun riguardo per l'importanza del mio lavoro. Mi senti colpevole della morte di suo padre? Tutti gli scienziati si assumono la responsabilità dei propri errori perché fa parte del gioco. Terminerò questo esperimento senza impantanarmi in problemi morali. Se mi lascio guidare dalle emozioni, tutto il tempo e le energie spese saranno inutili. Ok. Capisci che gli hai rovinato la vita? Tu hai i tuoi ideali e io ho i miei. Io voglio terminare i miei esperimenti a tutti i costi. Se questo significa perdere qualche vita per salvare le generazioni future, si tratta di un piccolo prezzo da pagare. Non posso rischiare lasciando questo posto. Devo monitorare il covo per assistere alle mutazioni della prossima nidiata. Non ho tempo per i bambini e per i loro stupidi giochi. Cosa ne sanno dell'importanza del mio lavoro? Oh Dio, sono fantastici! Molti dicono che non si può fare, ma li smentirò! Scienza, qualcosa non va. Non avresti dovuto ottenere questi risultati così fretta. Beh, magari ho usato qualche... scorciatoia, certo. Mi hanno detto che il VEF è potentissimo se usato in condizioni controllate. A quanto pare mi sbagliavo. Riconosco l'errore, ma ora posso farlo funzionare. Introducendo il mio mutagene nell'uovo di una formica, potrò ridurre le dimensioni degli adulti. Si tratta di un sistema generazionale. Significa che ci vorranno diverse covate prima che le dimensioni si normalizzino. Alla fine, spero di renderle piccole come erano 200 anni fa. È vero che sono passati un sacco di anni. Distruggere? Non devi farlo! Il lavoro di una vita! Libera la strada per arrivare alla mia attrezzatura! Quando sarà sicura, farò tutto io! Sì. Come hai fatto, dottore? Non insultare la mia intelligenza. Non hai Non insultare la mia intelligenza. Mi hanno fatto un pazzo al suo uovo. No, mi ho scavato. Mappa locale mi aiuterà? Oddio. Quant'è ampia sta zona? Quanto è grosso quell'agent? Oddio. Vai, fa 30. E non posso riparare. Santa. No, non posso colpirla. Posso fare una cosa? Oh no. Auf Wiedersehen. No, prendi, sì. Fai. Chiave di William Brandis. La pistola laser. Di questa si era ammuccato qualcuno. Basta, stemmina frammentazione, non ne posso più.
Anche con queste chiavi non ne posso più. Ah, giusto, la mappa locale devo fare. Quindi qui non si va. Sono di qua dove, se no? Ho fischiato il labirinto. Bottle. Ancher. Mandos. Mamma mia. Hackers. Sbloccalo. Blocco in corso. Mi sa che l'ha sbloccato. Ah, pizza seda no. Tutta chiave. Scusami. Cosa faccio di che c'è un pigiama se... Allora. Ho un dubbio. Il pigiama sexy. La Madonna. Come faccio a vedermi in faccia? Non posso. No. Posso vedermi in faccia? Oh, peccato, c'è il pigiama sexy. Peccato, non posso vedermi in faccia, ma c'ho il pigiama. C'ho il pigiama sexy, dai, sono mi accontento. Ma che c'è di sangue? Facciamo sti... Ho 73 munizioni. Te lo chiederò una volta sola. Dammi la lingerie, birichina. What? Veramente 100%. Non credo. Non ci do nulla. Anzi, ti consiglio di andartene prima che mi arrabbi. Ok, niente violenza, intesi? D'accordo, d'accordo, è stato un mio errore. Ovviamente è di tua proprietà. Ora, cerca di calmarti perché la prossima volta non sarò così gentile. No, che sei? Dado? Sì, cammina. Chi è questo qui che mi... è che sta di ingeri? Ci incontro strane persone nella metro. Io non posso andare qui. È bloccato? Ah, posso fare gli... sì. La Madonna. Andai dietro però. E si chiedevo che faceva, scusami. Cedevo alle avance. Gli davo la lingerie. Qui si esce. Falcruz. Si esce per fuori, quindi.
No, devo tornare indietro. Dov'è? Saltavo tutto in aria. Non me l'aspettavo. Quindi al posto sbagliato ad andarci. Però io voglio comunque esplorare. Ah, ma dove sono? A saperlo prima, ho capito dove sono. E infatti qui ho già ucciso. Io estermino, le termino, sto cagni sotto, io non le stercino, le stermino. Mi sono amico, lo droga silos. Ho visto tutti quanti digos, i pompi digos. Andiamo, corriamo. Scappiamo. Io sono velocità. Cazzo, c'ho 35 munizioni ora che ci faccio caso. Non è buono. Questa cosa non è buona. Ah, devo andare nel dottore e andargli da dietro, ok. Vuoi aggiungere qualcosa alla mia ipotesi? Sì, sto cazzo. Io. Tutto ciò che hai tu è mio. Tu non hai più niente tuo. Perché ormai tutto ciò che hai è mio. Hai pistola 10 mm. Lo prenderlo. È un'arma? No, no, peso uno, ok. Non è un'arma. Cintura in pelle. Minchia, proprio paragonato sulle spalle, let's go. Non devo uccidere, quindi... Aspetta. Sono confuso. Non fare del male alla formica regina. Leva tutte le 5 guardiane del nido del covo. Indaga nella stazione metropolitana di Milano. Ok. Che è la missione principale, praticamente. Fuori. Minchia, le 5. Però credo che sia una delle 5. Minchia, non mi faccio niente. No, invece ci faccio. Ok. Una fatta. No, 5. Mi manca un 4. Aiuto. Facciamo così. Abbiamo fatto. Gino, non penso, speriamo di no.
Sai che ha fatto fuori la regina. Non fare sembrare la formica regina. Tanto all'estero. Quindi ho ucciso la regina? Questa cos'era? Niente la formica. Mi sa che ho trovato la regina. Mi sa che l'ho trovata. Quello è un robot. Sì, mi sa che proprio l'ho trovata. Sono stealth poi, giusto? Alessia. Stealth boy. Sì. Per la tua sicurezza. No. Ok. Che per fortuna qui me lo fa arrivare. Sì, la sequenza di cifre principali. Completato, andiamo nella stazione. Io l'ho fatto, no? Torniamo dal dottor Leslo. Tanto abbiamo messo il campione, quindi distruggiamo la vicenda. Ho fatto spaccare però che mi hanno detto riportami la lingerie. Uno sconosciuto qualsiasi. Dammi la lingerie. E io ho detto dimmelo di nuovo e te meno. Ho rilevato delle modifiche nel covo della regina con la mia attrezzatura. Cosa hai trapelato? Oh, meraviglioso! Allora passerò subito al mio terminale portatile e apporterò le modifiche necessarie alla formula. Grazie di tutto. Come assistente non sei male. Sono pronto all'iniezione di biopotentemente mutagene, dottore. Potrei fare... Dovresti portarlo via da questo posto. Trovargli una casa. Sarebbe difficile portare a termine i miei esperimenti con la sua presenza e le sue interminabili domande. Fantastico! Che iniezione vuoi? Vista di formica o potenza di formica? Percezione Samuel o forza fisica? Samuel? Samuel? Dimmi. Percezione o forza fisica? Oh, forza fisica può sempre servire. Fantastico! Potenza di formica sia! Non ti muovere! Che ho la potenza di formica adesso. Accendo la tua abilità estra, potenza di formica, hai ottenuto la forza e resistenza alle fiamme delle formiche di fuoco di Greenwich. La tua forza aumentata di 1 e sei 20 resistente al fuoco, 25 resistente al fuoco.
cosa mi dice. Sblocca porta di accesso del vivaio. Sta sbloccata. Scusami, ma adesso io posso comunque uccidere la formica regina? Temo che si debba ricominciare da capo. Perché qua mi sa che la missione sta andando avanti. Torna da Brian Wills. No, voglio andare avanti col dottore. Sì. Beh, continuerò le mie ricerche. Ci deve essere un modo per riportare queste. Fino ad allora sarò nella baracca accanto alla casa di. Però sta andando verso la formica regina. Voglio sapere come va a finire. Mi è finito lo stealth. Vuoi essere altro? Si torna a progettare. Nettare finito, ok. Dottore, voglio sapere che fai quando vedi la regina. Oppure è scomparsa per pura magia. Sì, è scomparsa per pura magia. Mi ha fatto molto male. Mi ha fatto male, mi ha fatto la bua. Guarda, dottore, mi ha fatto la bua. La sua regina di merda. Io non l'ho picchiato. Però lui ha picchiato lei. Lei. Temo che si debba ricominciare da capo. Muoviti però, accelere. Che c'è un sacco di cose che volevo prendere con la regina, ma non me l'hai permesso di uccidere. Io solo so quale motivo. E mo che fai? Cosa fa? Ah, ovviamente con lui non ce l'ha la regina, ma con me mi deve pittare. C'era qualcos'altro, cioè, la regina. Che protegge? No. Regina di merda. Beh, me ne vado, ho capito. Cioè che protegge non mi interessa. Capito questo. Usciamo. Usciamo. Però ancora sono destabilizzato da quel tizio che mi ha chiesto la l'injury. Cioè pensavo che andasse avanti qualche missione strana, tipo. Ok, tipo la lingerie, no, dammela, no, allora ho capito, ah, tu sei quello lì, allora ti faccio fare questa missione, invece no. Sì, cammina. Ehi, morti. Sì, cammina. Vai. Sì, cammina. Sì, cammina. A destra. Oddio. Sì, cammina. E lì non c'è niente. Non c'ho voglia di seguirti, guarda. Vai a caccare, va. Io per me ho finito tanto. Metropolitan. Oddio. Oddio munizioni. Oddio, le prendo senza chiedere il permesso. Oddio. Super mutanti. Non mi piace questa storia. Andaci su super mutanti in giro. Salvo qui, guarda.
principale.